Buon pomeriggio a tutti, Loredana Buoso, editore del portale notizienoclick.com. Questa sono sempre io. Ogni tanto mi faccio vedere qua in foto, se non altro. Calabria, siamo in mano a dei cialtroni. La parola a Nicola Porro. Anzi, più che leggere l'articolo, condivido con voi il suo video. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 novembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi. Ovviamente virus e America. Che cos'altro vi volete aspettare dai giornali di oggi che hanno la fantasia di un fenguello? E evidentemente non c'è altro anche da raccontare. Le regioni al pasticcio dei dati. Al Corriere della Sera, per il semplice motivo che ieri si sarebbe dovuto tenere una cabina di regia per decidere quali regioni far diventare da gialle ad arancioni. E rullo di tamburi, nessuna regione secondo loro gli avrebbe dato i dati necessari per poter fare questa scelta. In realtà non so se nessuna. E quindi i giornali oggi si sbizzarriscono su quante regioni passerebbero da gialle ad arancioni. E dovrebbero essere quattro secondo il Fatto, dovrebbero essere sei secondo la Repubblica Liguria, Campania, Emilia, Toscana, Veneto, Umbria. Più probabilmente questa mattina dicono che sono quattro le regioni che dovrebbero passare da giallo ad arancione, secondo questo mitologico, insieme all'intervista di Bassetti, oggi sono le due cose mitologiche di oggi, algoritmo che dovrebbe stabilire dove mettere le regioni. Io però, toc, di accendere il cervello. Ma cercate di accenderlo, vi prego, semplicemente, perché io ormai ogni mattina quando vedo i giornali penso che noi l'abbiamo completamente spento, cioè c'è una specie di completo, come posso dirvi, abnubilamento totale dei nostri cervelli. Allora, secondo voi, oggi una zona rossa è Milano e una zona gialla, la migliore nella classifica, è Roma e come si chiama, Napoli. Allora, secondo quello che avete letto nei giornali, secondo quello che poi può essere falso, ma nelle cronache, nei giornali, quelle pagine 12, 13, secondo quelle robe lì che nessuno va a leggere, secondo quello che dicono molti dei vostri amici, secondo quello che vedete, questo in Lombardia io l'ho visto, il collasso degli ospedali ce l'abbiamo in Lombardia, a Milano o ce l'abbiamo a Napoli e a Roma? Ve lo dico io. E oggi a leggere i giornali a Roma e a Napoli c'è il collasso totale degli ospedali. Prendere gli ospedali della Lombardia in cui tutti, compreso ieri quello di Monza, cosa dicono? Non che sono al collasso nell'ospedale, posto che sono messi fino a qua pieno di gente, ma dicono se continua così non ce la facciamo. La differenza è che in Lombardia viene chiusa perché loro dicono se continua così non ce la facciamo, mentre la Campania e io dico Napoli e Roma sono tenute aperte, uno perché evidentemente il segretario del PD Zingaretti, anche presidente della regione Roma Lazio, non poteva ammettere di non aver combinato assolutamente nulla se non aver buttato 11 milioni di euro in mascherine che non sono mai arrivate, non aver potenziato assolutamente una ceppa, e la stessa identica cosa De Luca che parlava del lanciafiamme, e oggi è un disastro la situazione campana, altro che quella calabrese, altro che quella calabrese. Però noi siamo qui ancora che facciamo il trick e track se la Campania oggi neanche. Se la Campania debba andare o no in zona arancione, cioè il secondo gradino e non il primo, perché è considerata più virtuosa la Campania. A me viene non perché io ce l'abbia con i campani, ma perché io ce l'ho con quello che non ha fatto De Luca, sia chiaro, perché tutte le cronache, tutti i servizi di Quarta Repubblica, tutti i giornali di oggi ci raccontano che casino che c'è negli ospedali campani. Ce l'abbiamo con quelli milanesi, no? Con quelli della fiera che è stato fatto, dove c'è una quarantina di persone. A proposito, apro parentesi, chiudo parentesi, questa sera il primario della fiera che è stata fatta da Bertolaso, da Fontana, da Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera, beh, insomma, il primario verrà a spiegarvi a voi e a noi come funziona questo ospedale, ahimè, che loro avrebbero voluto deserto, ma che non è deserto. Quattro regioni quindi verso l'arancione, il titolo di tutti quanti i giornali con l'elettroscena di questi dati che non sarebbero arrivati ieri e che oggi forse ci danno. Qua che ci dice Pietro, Campania dovrebbe essere nera per grave situazione. Buongiorno, vabbè, Monica, sono degli incapaci totalmente. Poi parleremo della Calabria, ragazzi, non vi preoccupate. Non assistiamo al collasso della scuola primaria.
insegnanti continuamente assenti per fare i tamponi e supplenti introvabili. Brava Luca, i bambini non stanno imparando nulla, questa è la vera morte civile dei prossimi mesi. Se lo avesse fatto Fontana a perdere 11 milioni per le mascherine, Luciana sarebbe stato impalato da quelli del Fatto Quotidiano, mentre tutti zitti. Ma i ristori sono dei cestini con panini e bibite, rubi, neanche quelli sono i ristori, sarà una cosa ridicola. Nico, ma lo sanno pure loro, se ne fottono, gli conviene così con tutte le schifezze che fanno, dice Antonio. Non lo so, direttore Posta, non so cosa vuole dire, questi ci stanno portando alla distruzione più totale in tutti i sensi, siamo governati dai più incompetenti poltronari della storia della terra, non dell'umanità. In Veneto la regione è messo meglio di tutte le ospedali e parlano addirittura di zona rossa, ma scherziamo, dice Brian Marco Vicentini. E nel frattempo c'è un'intervista mitologica, di uso per la seconda volta il termine mitologico, al professor Bassetti di in Liguria, che è un'altra edizione che dovrebbe diventare Arancioni, perché l'intervista di Bassetti oggi sul Libero, aspettate, vediamo se c'è l'intervista oggi sul Libero, dice varie cose. La prima cosa, dice, il panico è diffuso dalle istituzioni perché manda in tilt la sanità, perché il vero problema qua non sono ancora le terapie intensive, ma sono gli ospedali che sono pieni di gente che non ci dovrebbe stare. Chiaro, poi leggeremo il pezzo della Campanelli oggi sul Corriere della Sera che spiega una cosa simile. La seconda cosa, nel 2020 ci saranno gli stessi decessi per complicazioni polmonari del 2018, seconda cosa che dice oggi Bassetti, e lo ammazzeranno per questa dichiarazione. Terza, il bollettino dovrebbe essere quello dei guariti e non quello dei malati, per dare il senso che da questa malattia ci si cura. Ovviamente non tutti, ovviamente è anche letale, ovviamente è pericolosa e ovviamente bisogna rispettare le persone che stanno male, ma non è il tumore al pancreas purtroppo, ma è una malattia contagiosa, a differenza dei tumori, però curabile. Ma se noi non diamo questo senso, dice Bassetti, mettiamo nel panico la popolazione e i governi che già ci sono. Nel panico, poi voglio dire, oggi la letterina di Conte è messa con tre righe su Repubblica, in fondo perché Repubblica dedica tutta l'apertura a Biden, ormai l'Italia è diventata americana perché godono con Biden come dei ricci, e la letterina di Conte è totalmente inutile, potete evitarla proprio. Sapete, Conte quando parla, quando dice quelle robe lì sulle procedure, non dice mai nulla, tant'è che Repubblica giustamente ne fa un francobollino, lo pubblica perché è sempre il Presidente del Consiglio. Oggi la Ghisleri, non mi ricordo su quale giornale, la sondaggista di Berlusconi, ma che viene considerata una sondaggista affidabile da tutti quanti i movimenti politici, sostiene che, e diceva il contrario poco tempo fa, ovviamente perché lo rilevava, dice la Ghisleri che i sondaggi di Conte lo danno in rapidissima, in caduta libera, dice la Ghisleri. Beh, e l'altra cosa che dicevamo è che in Italia ci sono 44.000 medici di famiglia. Io vorrei essere chiaro sulla questione dei medici di famiglia, perché ci sono dei medici di famiglia che si stanno facendo un mazzo così, doppio rispetto a quello normale, perché c'è in atto un'epidemia. Ma di questi 44.000 ce ne sono molti che non stanno facendo assolutamente nulla, nulla rispetto a quello che gli è richiesto fino ad oggi. Molti mi hanno spiegato che cosa sta succedendo e molti di loro dicono, perché, come vi posso dire, in realtà per togliere ogni alibi ai medici di famiglia, cosa che oggi la Campanelli non dice, perché dice che uno su tre di coloro che vengono ospedalizzati potrebbero essere curati a casa dai medici di famiglia, un po' come hanno curato me, tenendomi al telefono e dicendomi quello che devo fare, cercando di capire col saturimetro i miei sintomi, eventualmente facendo dei tamponi veloci che oggi sono possibili. Ma lì il problema vero, sapete qual è? È che il governo, che ha fatto un protocollo su tutto, anche su come si devono servire il caffè al bar, e non dico una palla, anche su come si deve portare il menù nei ristoranti, il governo che ha stabilito che deve esserci scritto il numero di persone massime attraverso un cartello che devono entrare in un ristorante, perché questo è il governo sovietico, per cui Conte dice i ristoranti devono dire quante persone in un cartello ben esibito di fronte al ristorante, come se ci dovesse essere un controllo di spioni per dire no, ce ne sono 67 invece che 65. In questo mondo in cui questi cazzoni hanno fatto i controlli su tutto, bene, non c'è un protocollo per le cure da casa. Non c'è. E quello che si prende lo Zitrom, se quello che si prende la clorochina, è quello che va in ospedale con 38, è quello che il saturimetro non ce l'ha, invece dovrebbero avercelo tutti. Insomma, stiamo parlando anche obiettivamente di un CTS della mia grande stratosferica egoismo, che in realtà decidono tutto, ma non decidono un protocollo per i medici da casa, che non sanno che cavolo fare, che diavolo fare. No, ma io dico, toc, toc! Il protocollo lo fate per tutto, per i baristi, i ristoratori, le industrie, i parrucchieri, gli estetisti, i massaggiatori, i giornalisti. Ma perché non c'è un protocollo su quello che devono fare i medici da casa nei confronti di quelli che stanno male e quindi eventualmente permettere loro di non andare agli ospedali? La responsabilità di quello che sta avvenendo è una responsabilità della disorganizzazione
e che oggi raccontano tutti i giornali. Ragazzi, ma vi rendete conto quello che è successo in Calabria? Noi ci siamo trovati un commissario nominato da Conte 1, rinominato da Conte 2, ne parleremo questa sera, che ieri va in televisione e dice quando ho fatto quell'intervista a Rai 3 ero drogato, forse ero drogato. Questo generale di corpo d'armata che è diventato il scelto dei nostri politici e ha detto che non sapeva del piano Covid, ieri ha farfugliato che forse era drogato! Uno dice non si arrabbia, era drogato, dice, forse sono drogato, ma il mio problema non è che ha distrutto i calabresi, non è che ha messo a buttare la sanità calabrese che già non stava bene e che era l'uomo scelto dalla politica per risolvere i problemi. Questo è stato un generale di corpo d'armata italiano che dice una stupidaggine in televisione e poi il giorno dopo rimane in televisione e dice forse ero drogato. Vabbè, è tutto normale in questo paese in cui i medici, in cui uno si sentiva drogato quando dice una stupidaggine, mi sentivo drogato, dovete vederlo. E poi al posto suo hanno messo un altro che dice che per prendere il virus bisogna mettere la lingua in bocca a un'altra persona per 15 minuti. A parte la figura retorica, la lingua in bocca a un altro per 15 minuti, mi sembra una roba da, come gli viene in mente dire una cosa di questo tipo, ma ci può anche stare, insomma, potrei dire qualsiasi altra cosa. Ma io poi anche uno che era contestava l'utilizzo delle mascherine, ma a me mi diverte questa roba qua, perché lui contestava l'uso delle mascherine a marzo, quando anche il governo, parte del governo lo contestava, quindi non ne faccio uno scandalo, non mi preoccupo questo, ma ne faccio uno scandalo che questo governo di cialtroni prende uno che loro stessi avrebbero definito negazionista e lo mette in Calabria a risolvere i problemi sanitari di un altro che loro stessi avevano scelto, che si è sentito drogato quando dice una stupidaggine. Ragazzi, ma questo, se tu lo racconti, se voi prendete un vostro vicino di casa, un marziano, e gli dite, sapete che è successo in Italia? Hanno messo un generale di corpo d'armata a fare il commissario in Calabria, e questo qui non ha fatto il piano antipandemico, quando è stato beccato il giorno dopo è andato in televisione a dire pensavo di essere drogato ieri, perciò ho detto delle cose che non condividevo, e al posto suo hanno messo un negazionista, che per me non è un negazionista, ma che loro stessi avrebbero definito negazionista. Ragazzi, è una roba da matti, e noi siamo qua che ci beviamo tutto. Nel frattempo ci beviamo il fatto che Speranza ieri, il nostro ministro della salute, del 3900, in questo paese, no, che se la prende con Trump e con i voti di Trump, 3900 voti elettorali, 3900, ha preso 3900 voti, questo esponente del Partito Comunista Italiano che si chiama Leu, prende 3900 voti, fa il ministro della salute, si chiama Speranza, scrive un libro che ovviamente non pubblica, anche questa è una cosa straordinaria, un libro, questo diceva un libro che ha risolto tutto nel momento in cui c'è la seconda ondata, beh, questo Speranza è ancora nostro ministro della salute e questo Speranza, nostro ministro della salute, dice che il vaccino arriverà o alla fine del primo trimestre o, all'inizio del quarto, insomma già questa idea che sia, insomma, in marzo-aprile, comunque. Arriverà il vaccino a marzo-aprile con il suo presidente del Consiglio che ha detto che sarebbe arrivato le prime dosi a dicembre. Cioè questo è un paese veramente incredibile, quello poi ci spiegherà che lui ha detto 5 dosi, 10 dosi e che è perfettamente, ma siamo un paese che accetta tutto e a me non piace questo ragionamento perché non c'è alternativa. No, l'alternativa a questi è meglio tabula rasa, quelli che mettono il generale di corpo d'armata che si sente drogato, quelli che pensano non hanno organizzato assolutamente nulla, l'unica organizzazione che io ho visto in questo paese si chiama Ospedale Fiera di Milano, che questo governo ha contrastato in tutti i modi e il cui commissario Arcuri continua a dire dovete avere fiducia in noi. Io non ce l'ho, ci sono soltanto i giornali che mi leggete tutti quanti i giorni e che dirigete tutti quanti i giorni. La Meloni oggi intervistata, non so da chi, dice che con la sconfitta di Trump non sono sconfitti i populismi, e già perfettamente ragione, ma il problema è che i populismi non sono quelli, secondo me, della destra, i populismi sono di quelli che ci stanno governando oggi al governo, ma e su Biden è oggi la coppa bidala che sta tra Biden e Kamala, beh, veramente se la becca la Maria Lapella. Oggi riesce a dire torna il soft power americano, quel genere di seduzione mondiale, che mi sembra che quelli di sinistra che stavano un po' sulle palle su quel genere di seduzione mondiale, il soft power, no? Che poi più che altro con Obama è stato quello delle primavere arabe che ci hanno distrutto il Mediterraneo, è stato i casini che ha fatto in Siria, è stato Gheddafi prima di lui, insomma, se a voi vi piace il soft power sono contento che siete diventati figlio nato, figlio atlantisti come il sottoscritto, ma comunque questo soft power di cui che è tornato e di cui ci parla la Maria Latella, sapete dove si incarna? Nel sorriso di Kamala Harris. Allora, una bella coppa con la faccia Giano, no? Con la faccia Befonte, una di Kamala e l'altra di Biden è a Maria Latella. Pam! Questo è il pezzo della giornata, come l'altro giorno che avevamo il 25
aprile mondiale, quello di Giannini, anche se ci ho pensato se mettere in concorrenza con la Latella il suo amico Paolo Mieli, che più o meno la stessa cosa fa nei confronti di Biden, in cui dice eroici quei tre giornalisti della CNN, CBS e ABC che hanno censurato il discorso di Trump pieno di bugie e hanno salvato il paese chissà da che cosa. E io oggi leggo Alan Patarca, che è un collega molto meno autorevole di Mieli, nel senso che io e Alan Patarca siamo due ragazzini rispetto alla grande maestria del direttore del Corriere della Sera, non voglio minimamente sminuire, ma io penso che Alan Patarca dia una lezione di giornalismo a tutti quanti noi, ci scrive, dice ragazzi ma scusate, i giornalisti in realtà quando c'è un signore eletto Presidente della Repubblica, Presidente americano, fino al 20 gennaio ancora Presidente americano, vorrei comunicarlo a tutti quanti i bavosi che ci sono in giro, ed è stato eletto democraticamente, vorrei comunicarlo a tutti i bavosi che stanno in giro, e vorrei democraticamente far capire a tutti quanti i bavosi che sono in giro che non ha fatto guerre, che ha aumentato l'andamento dell'economia, è stata straordinaria la sua ricetta economica e la sua politica estera, come dove mi sembra che abbia fatto delle pace in Medio Oriente che nessuno è riuscito a fare. Beh, a tutti questi bavosi Alan Patarca spiega una cosa, cioè cari, guardate che se il Presidente della Repubblica parla, è che censurarlo non è un atto di grande giornalismo se il giornalista sostiene che quelle sono falsità, rispetto a che cosa sono falsità, a quali criteri, a quale oggettività, cioè quello che fai lo fai sentire e poi dopo magari gli fai anche un mazzo così dicendo questo è falso, questo non è falso, servizi, abbiamo tutta la forza per poter dire delle cose, ma ti sembra normale? Io avrei dovuto censurare decine di discorsi di Conte perché dice che arriva il vaccino a maggio, cioè gli stessi che dicono che hanno fatto bene i giornalisti americani a censurare Trump sono gli stessi che si bevono i vaccini di dicembre e che arrivano a dicembre di Conte zitti e muti e fanno pippa, cioè sono gli stessi giornalisti. Io dico facciamo sentire quello che dice Conte e poi lo contestiamo, ma anch'io che non considero quella una... ma, insomma, non è difficile spiegare in questa specie di ubriacatura per Biden e Kamala, anzi Kamala è la vera ubriacatura, che è diventata, capito, il soft power, il sorriso di Kamala già rappresenta il soft power degli americani. Gentiloni, per l'Europa è una svolta, in questo c'è un elemento di verità, perché Trump, First America, era abbastanza disinteressato nel bene e nel male di quello che avveniva in Europa, non faceva le guerre nel Mediterraneo e se ne fregava altamente di quello che facevamo noi. Ultima cosa che vi segnalo è la biografia di Milde Iotti, raccontata oggi sulla prima pagina, raccontata dal Fatto Quotidiano, perché lì mi è molto divertita questo titolo, la non femminista che portò le donne al potere, perché la Iotti, leggendo il pezzo, era questa donna che per esempio si urtava veramente i nervi quando le sue giovani colleghe si mettevano gli zoccoli, diceva ma perché le comuniste devono essere tutte mal vestite, devono essere brutte, tutte antipatiche, cosa che peraltro gran parte delle comuniste sono rimaste, vere comuniste, quelle solide, vera di Cascì, sono un'altra robetta, le avete ben presenti tutte profumate, ma la comunista mal vestita e antipatica è abbastanza un classico, si può dire, no? Penso che non sia sessista dire questa cosa qua, vabbè, insomma... Alisa Toaf dice ma che dici, non so che cosa dice, Conte ci dice di fare sacrifici quando lui prende 100.000 euro al mese, non è vero che Conte prende 100.000 euro al mese, caro Francesco, non diciamo stupidaggini, il nuovo comunista della Calabria è un amico di Bersani, ho detto tutto, beh, Bersani è uno simpatico, vorrei sapere cosa ne pensi di questo nuovo governo sleeping Mattarella, questa Graziella è una buona domanda, non lo sa nessuno, vediamo quest'altra cosa, ieri c'era il panico al funerale di Ospiti Fiumicino, una marea di gente a zero polizia in giro, ma è possibile che aspetta la selezione civile di mandare pattuglie a controllare? Siamo le solite, non ci sono controlli ed ecco come siamo arrivati alla seconda data, senza parole, Sam, io non sono d'accordo con te, perché io sono d'accordo col fatto che invece la polizia e i carabinieri stanno gestendo una situazione complicatissima, perché dare 400 euro di multa in questa fase alla gente che esce è una roba da matti. Pensaci un attimo tu, no? Ieri eri anche tu forse in quel litorale, se ti avessero fermato, ti avessero chiesto una giustificazione e se avessi pagato tu i 400 euro saresti stato contento. Cosa ne pensi del... Bernabei dice che i vecchi sono quelli che si ammalano di più, non è che c'è molto da dire su questo, sono i dati statistici, purtroppo chi lavora e dice ciò che pensa non va bene per i rossi, vediamo l'ultima, non c'è nessuna seconda ondata, beh non esageriamo Alessandro, una seconda ondata c'è perché gli ospedali sono pieni di gente, non diciamo stupidaggini e bisogna stare attenti. Tre anni per cercare gli hacker russi ora si scandalizzano e beh su questo io direi che vi posso salutare dell'appuntamento questa sera, Quarta Repubblica, non ve la perdete, parleremo ovviamente del virus ma non solo. E alla prossima con altri video di Notizie NoClick. A presto Loredana, ciao ciao!